Già si lavora intensamente in vista della prossima stagione agonistica nell'Aurora Alto Casertano, che quest'anno ha centrato la promozione in Serie D dopo aver dominato il campionato di eccellenza. E noi abbiamo incontrato il massimo dirigente Flaviano Montaquila. Presidente, un anno di successi per l'Alto Casertano con due squadre in Serie D, mentre scompare purtroppo la Casertana Calcio, ma comunque una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione sia per noi che saliamo in Serie D, ed era quello che auspicavamo, anche per il Matese che ha disputato un bellissimo campionato. Infatti colgo l'occasione per fare i complimenti al presidente Luigi Rega, e spero con tutto il cuore che la Casertana possa vincere il ricorso, perché comunque sembra che i giochi non sono ancora fatti. Al momento ha poche speranze, ma il ricorso lo sappiamo bene come funziona, potrebbe poi alla fine vincerlo. Presidente, proprio per questo l'Aurora, qualcuno dice che è molto corteggiata dalla Caserta, la Caserta è città, che c'è di vero? In realtà ci sono stati dei contatti all'inizio, però ovviamente io sono stato onorato di questa considerazione, soprattutto al mio primo anno che ci affacciamo nel calcio che conta, ma andiamo avanti con il nostro progetto, e quindi abbiamo un attimino, ci dispiace per i tifosi della Casertana, però noi abbiamo un progetto da portare avanti e quindi rimaniamo nell'Alto Casertano. A proposito di progetti, lei ha acquisito il Termoli, sì. Quindi è ufficiale questo. Sì. Sarà una società satellite oppure una società che lavora per conto suo? Andrà avanti? No, assolutamente. C'è uno staff indipendente che però sulla falsariga dell'Alto Casertano ha un progetto appunto indipendente, gemello, lo ripeto, come quello dell'Alto Casertano, con la valorizzazione del calcio giovanile e soprattutto per riportare il Termoli al calcio che conta, perché è una piazza importante, e soprattutto dobbiamo far innamorare il pubblico di questo nuovo organigramma. Vogliamo che sia un percorso che duri nel tempo, non vogliamo essere una meteora a Termoli, insomma. Presidente, ovviamente sono stati gli sforzi societari dal punto di vista economico, quindi si prevede anche l'ingresso di nuovi sponsor per la vostra società, o sì, no? Sì, infatti è proprio questo, sono terrorizzato dalla Serie D, proprio perché so che l'impegno economico è più importante di quello del calcio in eccellenza. E a tal proposito mi rivolgo un po' a tutte quelle persone amanti del calcio, amanti del territorio, di supportare il progetto Aurora, in quanto vogliamo arrivare nel calcio che conta in breve tempo, speriamo nei prossimi 3 anni. E niente, se ci sono degli sponsor, ben vengono, siamo ben aperti a rendergli lustro. Che Aurora vedremo quest'anno? Sicuramente vedremo un'Aurora costruita su un'ossatura già esistente, in quanto vogliamo mantenere parte della rosa che ha vinto il campionato, perché sono tutti dei ragazzi eccezionali sia da un punto di vista umano ma anche sotto il piano calcistico, tecnico. Quindi ci aspettiamo un'Aurora che voglia ben figurare, mantenere sicuramente la categoria, ma vuole ben figurare. Il mister è stato confermato già? Si parte dal mister oppure c'è qualche cambio di panchina? Il mister ha ben dichiarato nell'ultima intervista che vuole rimanere con noi. Dobbiamo sicuramente sederci a tavolino per definire tutti i dettagli per il consolidamento in questa categoria, ma c'è un rapporto bellissimo, penso che sicuramente un accordo lo troveremo. Presidente, dove può arrivare e soprattutto dove vuole arrivare l'Aurora Alto Casertano? Dunque, noi nel 2019 nella prima conferenza stampa dicemmo che il nostro territorio merita sicuramente dei palcoscenici più importanti, e soprattutto i nostri giovani talentuosi calciatori e non meritano di poter transitare in una squadra che faccia calcio professionistico senza necessariamente dover andare appunto a Caserta, a Frosinone, a Cassino. Il nostro territorio può, anzi deve rendersi disponibile e protagonista per accogliere queste nuove leve. Vogliamo andare in Serie C e speriamo di arrivarci nel più breve tempo possibile. Lavorerete molto sulle giovanili, sui ragazzi? Assolutamente.